Assassin's Creed Odyssey, parte 12, è giunta l'ora di trovare mia madre, sua madre, di Cassandra. Finalmente l'incontro tanto atteso è vicino. Oh, siamo rompiscatole di cacciatori di taglie. Lo lascerei stare. Anzi, se viene qua, almeno con questa guardia qua su, forse attacca anche lui. Allora, ero intanto dal fabbro a comprare frecce, a comprare, a rinnovarmi. C'è anche 17, però ti porterei qua. Ti porterei qua. Ora, se qua faccio danno, se qua fa... ecco, già, lo sapevo che gli dava dietro la guardia, però non sa che attaccare. Finché quello non attacca lui, diciamo, si fa gli affari suoi. Ho preso un potenziamento 17, ovvero il mio. Questo potenziamento qui con il punto abilità. Allora, questo Rottweiler, questo cane mi dà noia. Non vorrei attaccare anche... Ah. Il cane lo prendo prima o poi. Ok. Sta bruciando, portate dell'acqua. A parte che... Ehi, dai, level 17, però mi sono un po' potenziato dal fabbro. Dai. Dai, che c'ho da fare? Non mi fa gran danno, nemmeno se incasso il colpo apposta. Poi mi si ripiena quella roba. Ehi, dai. Intanto ho fatto due incisioni in più. All'arma con fuoco più 8%, roba del genere. E dai, poi c'è segmenti adrenalina. Eccoci qua. E dai. Oh, che noia. Dai, l'ultimo colpo. Che c'è? Ok, mercenario sconfitto, mi dai i soldi e tanta bella roba. Allora, qui c'è sua madre. Non facciamo altro. Non mi farò intimidire. Riformiamo gli alloggi e raddoppiamo le ronde. E qui anche lei c'ha i fatti suoi, anche lei c'ha i fatti suoi, però qui c'è aria di famiglia, eh. Kersis, mercanti. Lo so che sei preoccupato. C'è aria di famiglia. Ma la cosa più Mirrina è proprio lei? La città. Eccola e le là. Finalmente, dopo tanti, tante peripezie, fatica per trovarla. E lei non è che può entrare così, eh? Cioè, sì, però è parecchio sorvegliata. Nessuno conosce nessuno. E questa donna, chi sarà? Questa ragazza, chi sarà? Finalmente l'incontro tanto atteso dopo... Dopo anni, dopo anni. E lei che è arrabbiata, com'è? È in collera, eh? Tutte e due, eh? L'assemblea è finita. La lancia la riconosce, non è per ucciderla. Se la trova davanti dopo 20 anni, dopo non lo so, non è stupida. Direttamente. Eh sì, con la lancia. Quando chiudo gli occhi ti vedo ancora cadere. Ah, praticamente lei sapeva che era rimasta, che era morta dal burrone, Alex, ho capito. Sei vivo. Poi c'è tutte le novità, anche suo fratello è vivo, è un grande farabutto, è un grande, È con loro, non è vero. E con la setta, e qui c'è la storia di Assassin's Creed Odyssey. Mi sono dovuta rifare una vita. Lo capisci? Eh sì. Adesso scopro che sei viva. Che siete entrambi vivi. Che hai? Altri figli? Cosa hai? Un'altra famiglia? Ti sei rifatto una vita?
Allora, comunque, bando alle ciance, ora. Sei davvero tu? Si va. Non è uno scherzo. Cioè, la degli madre dei. Ora è stata trovata. Ti ho trovata. Però c'è da fare altro, il gioco non è finito, il gioco sarà a metà. Dobbiamo assolutamente liberarlo. Eh sì, riguarda la storia principale, quindi ecco, ora. Tardi. Vi ho ora cosa si pensa? Ora lo vedremo a cosa si pensa. La madre è stata ritrovata, ma la vita va avanti. Molte domande. Ne ho tante anch'io. Ma chiedi e ti dirò quello che posso. La madre è esperta, la madre sa. Allora, suo padre. E dai. Voglio sapere chi è il mio vero padre. Siccome era adottivo quel Nicolao. Come lo sai? Mi è stato detto. Nicolao. E poi. L'ha incontrato. E poi il vero padre, sì. C'è anche delle missioni Nicolao per trovarlo, per trovarlo. Finché il suo dovere di spartano non lo spinse oltre il limite. Ha menzionato un altro uomo. Cosa puoi dire? Sì, qui c'è tutta una ho storia. Sempre sperato che non scoprissi la verità. Era il patrigno Nicolao. Ci sono delle cose che devi sapere se vogliamo fermare la setta. Che vuoi dire? Mi cercò prima che io incontrassi tuo padre. Nicolao. Non ho sue notizie da molto tempo. Allora, vediamo cosa che succede. Succede. Problemi, dei problemi. I soldati di Paro sono appena approdati nel covo. Un piccolo gruppo, forse una dozzina. Maledizione. Timo, raduna le truppe. Allora, lei le è una capa. Aspettare, tesoro. Voglio aiutare. Immagino saprai usare quelle armi. Lei è una guerriera. Molto meglio di quando ero piccola. Bene, vieni. C'è un problema, quindi. Chi è che ci attacca? Lei è una capa, vedi già l'icona viola, quell'icona di. Che vuole questo? Che vuole questo? Perché ora? Paro c'ha sempre. Cosa vuole quello da me? Mi spieghi cosa vuole questo da me? Questi bug di gioco. Mi spieghi cosa vuole questo da me? Cioè, io sono con la madre e lui non lo capisce. Guarda, facciamo finta di niente. La madre ti aspetta, però. Allora, ero dal fabbro. Prima di registrare mi sono livellato molto. Sì, a volte c'è un po' di bug del gioco che. Forse perché ho una taglia sulla testa, forse perché il gioco non ha capito che la madre mi ha fatto entrare. Però. Cioè, dopo è sparita, non lo so perché poi mi hanno attaccato le sue guardie, credo, oppure erano lì fuori. Allora, con la madre. I tempi del dialogo sono finiti. Su. Con la madre intanto segui Mirin. E poi vediamo dove. Con Sparta, dopo tutto quello che è successo. Paro si è alleata con gli Ateniesi. Quindi mi hanno lasciato altra scelta. Beh, gli sti posti. La rivalità con Paro è una cosa. Non bisogna andare qui, che c'è un problemuccio. Lei comunque è una guerriera, questa donna. Guarda che lancia che ha. Uccidi i soldati intanto. Lei aspetta qui. Ah, questo è il suo gruppo. È il gruppo della madre. E beh, con Icaro non c'è bisogno di. Siamo in tanti, level 22 però. Siamo in tanti e non è che. In testa. Ora non lo so questi che hanno fatto, non mi interessa però. Seguo la storia. Ah, prima vado avanti io, mi seguono. Ah, tanto siamo in tanti anche se sono level 22. Volevo fare un attacco. Allora, la madre non ha energia. Non ha. Ops! Allora, riproviamo. Riproviamo. Allora, il rosso è con me. Il
Sì, sono contro i blu. Sono contro i blu, però sono già fuori. E dai, mazza prima quelli senza scudo. Mazza prima quelli. Lo stesso, tanto devono morire tutti. E dai, non stemire. Che non vogliano le frecce, ti fanno zig zag a questi idioti. Tutti con lo scudo, guarda. Sono sotto tiro. A tutti. Stesso, che prendo. Dai, prendo. Si incendia sta roba. Ma visto. Questa, fuori pazienza, i miei sono tutti. Siamo tutti giù. E vai. Boom. Mi aspettavo di meglio. Pericolose le frecce incendiarie perché fanno male anche a me. Sono tutti per me, quelle frecce. E gli fa il veleno, gli fa. Oh, prende l'ultimo. Idiota. Idiota, mi sta attirando. Ma guarda da dove, anche questo. Perché sono solo. Beh, questo è debole corpo a corpo, però scappa parecchio lontano. Ma c'è meno vita ancora. Allora, questa dov'era? Questa è uscita dopo. Questa era nel bug, era, non mi ha dato una mano per niente. Allora, questo è un cacciatore di taglie che non deve essere qui. Che non deve essere qui.
Eccola, c'è anche lui a rompermi. Oh, si è ripresa la madre, guarda, dopo un po'. Non lo so, la madre si è ripresa. Ti prendo dopo. Sta un casino, voi. Un casino. Cristo di te. Ma guarda. Oh vai. Questo è un cacciatore d'Italia che si è unito a questo casino che non doveva essere qui. A tutta battaglia. A tutta battaglia. Guarda. Che lavori fa. Dai, vieni qua però che ho fretta. Cacciatore d'Italia stupido. È morto questo. Ah. Ma va. Questo non doveva essere qui. Ma arriva quando gli pare. Allora, poi ce n'è un altro. Ah, il prigioniero. Lo dovevo liberare. Sì, missione compiuta, la level 22. Un attimo che parlo. Se vuoi porazzolare, paga 5,9, però... libera il prigioniero. Uno l'ho... mi dispiace, una non l'ho fatta apposta. Qui nascondevano un bel bottino. Vabbè, ora se ne frega degli spiccioli, dei... È stato un casino. Parla con Mirina a questo punto... sono in piedi perché non muoiono veramente. A questo punto mi vado a fare la caccia dell'animale leggendario, finito questo dialogo, perché qui c'è sempre stata rivalità tra le isole. Dopotutto Paro e Andro un tempo appartenevano a Nasso e quattro livelli sopra li sento. E ora credono di meritare di espandersi. Il loro oligarca vuole spiegare le armi. Allora, vediamo cosa vuole, poi... Tarperemo prima che possa farlo. Non sanno con chi hanno a che fare. Mi ricordi Nicolao. Combatti come lui, in modo astuto e spietato. Sarebbe fiero di te. Non ho mai dimenticato i vostri insegnamenti. Volevo che fossi invincibile. Allora, la madre è stata ritrovata. Ma andiamo, vai che è meglio. Dove l'odore di morte non è così forte. Vieni con me. Che ancora il gioco è lungo. E mi vale a questo? Dammi questo, vai. Andiamo. Nonostante ciò il mio di cavallo, nonostante... Belli sti posti, spiagge bianche. Sparta non può competere con le spiagge di Nasso. Sparta. Ricordo solo la base del monte Taigeto. Quando ti portai dalla Pizia in fasce, non disse che avremmo vissuto. Questo vuole qualcosa, missione secondaria. È un paio, due, tre le faccio, guarda, perché i nemici 22 non possono essere così forti da buttare giù. Porto almeno minimo. È stato rapido a dare la 19 di più, non lo so. Le intenzioni dei nemici sono chiare. Vediamo se sono a 20. Non potrebbero essere. Se arrivo a 20. Non esiste un accordo. Forse ce n'era uno, ma è terminato. A 20 scendono bene, è sconsigliato combattere il nemico con sopra il livello scritto in rosso. Perché gli levi spiccioli, fai fatica veramente, nonostante ora sono messo bene. Sono forte, però hanno ancora quel tot di vita, e se no non sarebbe livello 22. Allora lei mi aspetta. Paro deve essere fermata. Ok.
Ora, vediamo che vuole lei. Provare a fare la caccia della cerva. Belli sti posti. Prendo il livello, tanto la caccia della cerva è level 16. Io sono 18, mi prendo l'oggetto che mi dà. Resterà in rovina se non avremo altre donazioni, purtroppo. Allora, qui i fondi non possono andare solo ai soldati. Possono, se non vuoi che il tempio venga distrutto dai nemici. Ma vedrò cosa posso fare. Segui Mirrine alla città di Ras. Ligdami era un grand'uomo che merita di essere onorato. Ok. Le sue battaglie contro la corruzione e l'oligarchia sono lezioni che tutti dobbiamo ricordare. È mia intenzione completare il tempio. Grazie, Fenice. Ok, Fenice. Seguiamo lei, cosa vuole lei? È stato un giorno davvero strano. Ma uno buono. Ne ho avuti di peggiori. Anch'io. Sei diventata una donna straordinaria. Ma vedo il fardello che grava sulle tue spalle. Credo che trovarti lo abbia alleggerito. Apparentemente le battaglie sono troppo lunghe con i nemici di strada. Forse ritengono che la nostra famiglia mi serve due livelli in più addosso. Se vogliamo davvero ricongiungerci, dobbiamo trovare Alexios e salvarlo dalla stretta della setta. Sono la causa di tutto il nostro dolore. E se non agiamo, causeranno sofferenza a molte altre persone. Mi sono lasciata alle spalle quella vita nel momento in cui ho lasciato Sparta. Ora devo occuparmi di Nasso. Lascia che ti aiuti. Possiamo proteggere Nasso e dare la caccia alla setta insieme. Sì, volevo capire che si fa. Mirrine, il simposio sta per iniziare. Per gli dèi. Scusami, tesoro, l'avevo dimenticato. Prepara i cavalli, arrivo subito. Ok, lei. Devo dimostrare al popolo che la sua guida è forte e sicura. È una donna indaffarata, una donna. Dimostrare al mondo di avere polso. Di potere. Anche se il caos alberga dentro di noi. Che ha i suoi impegni. Credo, mi lascia un po' via libera. Prima di lasciare Nasso, devo assicurarmi che possa sopravvivere senza di me. Cosa ti serve? Bisogna affrontare Paro. Indeboliamo la loro posizione. Quando saranno vulnerabili, diventeranno più imprudenti e li colpiremo. Cosa hai in mente? Dobbiamo costringere la flotta di Paro ad affrontarci e distruggerla. Ma il mio ammiraglio, Euneo, è scomparso. Era diretto a Paro per negoziare una tregua, ma non ha fatto ritorno. Ho capito. Non temere. Lo troverò. Devo trovargli una persona scomparsa. Ma mostrati più amichevole se deciderai di farmi visita. Ok, una persona scomparsa per dopo fare Aritonfa. Mi spieghi cosa vuole questo? E due. Ma perché? Cioè, finché c'è la madre. Ma chi sei? Ma non capisco chi è. Poi ha un teschio sulla testa. Guarda, andiamo via di qui. Che non capisco. È da prima che quell'idiota mi attacca. Guarda, basta combattimenti a random, basta. Boh, tutti con me, via ce l'hanno. E non so perché. Allora, si va via di qua. Tutti con me, non ho fatto niente a nessuno, non ho fatto. Torniamo quando si è calmato le acque. Non ho capito che cosa ho fatto. Forse sono entrato di nascosto la prima volta e... Ah, belli sti posti. Allora, qui c'è qualche missione secondaria, ok. Che... Guarda. Guarda, sti tipi. Nemmeno il teletrasporto. Bah. Dai, adesso andiamo. Sono tutti contro di me. Se non mi posso teletrasportare finché... Guarda, non so che vuole, io non cerco nessuno. Andiamo intanto a fare la missione. Taglia per una mercenaria, siccome... Ah. Sono qui, lo faccio.
Taglia per una mercenaria, però mi stanno dando la caccia a tutti. Mi stanno dando la caccia a tutti. Questa è una missioncina che... che mi paga. Una missioncina che mi paga. Andiamo. Questo è fa qui. Bersaglio vicino. Ah, queste poi sono altre missioni che ora... forza. Che ora non punto. Uccidi la mercenaria, però qui erano tutti contro di me. Allora, intanto non ho nemmeno sbloccato il punto di osservazione. Allora, dicevo, uccidi una mercenaria. mi doveva dare... mi doveva dare... ecco, ecco, quel puntino giallo. 3.27, dove lo vedo? Giù. Sta mercenaria, giù dove? Sarà sotto una caverna, sarà sotto... guarda, lascia perdere, che missioni c'ho? Missioni qui, taglia per una mercenaria. Qualcosa. Per distanza mercenaria Atenese. La mercenaria non la vedo. Andiamo a fare direttamente la caccia leggendaria, vai. Caccia alla cerva. Caccia la cerva e poi si pensa a questo tipo. A questo tipo da liberare. Ora faccio la cerva per arrotondare il livello. Oh, la cerva è qui. Sì, la cerva è qui, ok. Ci vado. Ci vado. Come ci vado? Il posto più vicino ce l'ho. Ce l'ho da qui. C'è un porto. Ma sì che c'è. No, lo navale. L'unico è arrivare qui, dai. E faccio il cervo. E faccio il cervo rotondo il livello. E poi la storia principale, può aspettare. Anche queste sono missioni che è level 16, cioè la storia principale la metto un attimo da parte, perché la storia principale ci sarà sempre di mezzo, la storia principale ci sarà sempre di mezzo. Quindi, prendi. Metti da parte e vai a fare quello che vuoi. Dunque, mi mandi al molo il più velocemente possibile. 600 di metro, però devi uscire da qui, guarda, devi uscire. Devi uscire da qui. Uscire da questo posto. Molo navale. Molo navale. Non ho il... vabbè, posti però. Teleporte. Non ho il teleporto istantaneo per andare... molo navale. C'è stato un casino lì, dalla madre a quella battaglia. 4 livelli sopra sto giocando la storia principale prettamente
solo la storia principale e la soffro un po' non facendo le missioni secondarie. Infatti ora le voglio un po' fare, perché i combattimenti con gente di strada sono davvero lunghi se sono parecchi livelli sopra di te. La prima volta per trovare un posto è sempre fammi vedere dove sei. Sì, così, non potevo fare altro perché qui c'era tutto il monte, mi ci porta la strada, guarda, poi da qui vado a prendere la cerva e poi vado qui. Sì, questa parte finisce con la caccia alla cerva e va bene così. Devi decidere cosa vuoi fare, devi decidere. Qui è pieno il contorno, il gioco è pieno di contorno. Il contorno sono missioni secondarie. Un cinghiale, guarda, un cinghiale. Il cinghiale è forte, infatti lei sguaina la spada. Un altro cinghiale. Il cinghiale non si può domare. Il cinghiale paga bene a pelle. Il cinghiale. Cerva l'hanno messa proprio. Fortini. Nuova regione. Qui mi ricordo c'era un mare rosso. Se era per qui. Nuovi. Un mare rosso. Anche rosso. Nuovi cacciatori di taglie. Mamma mia, posti. Boh. Wow, passi anche qui dentro così. Che posti, ragazzi. Che posti, ragazzi. Sembra un po' il Signore degli Anelli. Sembra un po' qualche posto. Quelle statue di pietra enormi, immense. E qui c'è tutti i posti. Ma che bel porto, eh. Questo porto non l'avevo mai scoperto. Per forza non ci potevo andare con un click. Resti persiani. Ora preferisco fare qui. Fare questo pezzo qui. Anziché la storia principale. Cervo bianco, il cervo bianco e tanta pelle. Caccia, la caccia. Il mare rosso non era qui, ma era in un'altra regione, era in un'altra. La cerva, sì. Cercavo l'icona della barca che non la vedo. Andiamo, forza. L'icona della barca. Ormai non la vedo. Ma la vedo, la vedo. Siamo arrivati. Non è che posti adesso, è bello anche libera esplorazione. Qui chiamo l'ardenza. È l'icona della barca. Eccola qua, te l'hanno messa qua. No, non c'era mai stato, ecco perché mi torna, sì. Non potevo mai. Non potevo mai. Andiamo! Ah, c'è una bella foto. C'è la foto istantanea quando ti pare più lungo, più... Tiè, ti leva tutto il loot, ti leva. Te prima, senza niente. Vai dove ti pare. Ah, vai anche così, sì, perché il gioco è sempre... Non lo so, ma sai, poi c'è anche posti più belli, anche posti... Basta, vai. Cattura, chiama sta nave che vado dal cervo. Bene, quando è level 16, sei level 18, alle carte per farcela. A differenza del primo animale che ero due livelli sotto, l'ho sofferto. Sono battaglie lunghe, sono battaglie. Uno deve andare. La nave si fa presto. E da ora in poi qui ce l'ho sbloccato con un click dalla mappa. L'ho trovata, Barnaba. Ma la prima volta deve arrivare con i piedini. Ma... Ah, ora lei aggiorna della storia che ha fatto a lui. Gli sta dicendo
tutto e le cose nuove accadute, che ha trovato sua madre, eccetera eccetera. Dai, 2-7 in nave. Sono lasciato indietro tante missioni, livello 19, tante missioni. Da 90 posti, è immenso, questo gioco è immenso. A 360 gradi puoi andare dove ti pare, anche in un posto insignificante trovi qualcosa da fare. Anche in un posto piccolo c'è qualcosa da fare, per non parlare del posto immenso. Per terra, per mare, per cavalli. Allora, qui a questo punto, se non trovo l'attracco per la nave, è lo stesso, perché qui tanto non credo ci tornerò più. C'è un punto di osservazione, ci ritorno da lì, poi la nave la chiamo nei porti, nell'icona dei porti. Dove te la mettono? Da qualche parte te la mette, la mettono qui? Non te la mettano qui. A questo punto io mi fermo. Alzate quella vela! Ti aspettiamo, comandante! Sì, comunque qui l'ormeggia. Sì, però non c'è l'icona chiara. Vabbè. No, non c'è. Qui non potevano attraccare, non vedo l'icona. Mi aspettano, se voglio ti chiamo, se non voglio. E dai. Questa poi la posso prendere, questa canoa, questa gondola. Allora, io cerco. Non capisco perché sono attaccato da. Che è un fortino, che è? Calma, calma. Ma ora io non capisco. C'ho una taglia sulla testa, no? Boh, no, qui non sto facendo male a nessuno, però. Però sono attaccato. C'ho le taglie sulla testa, guarda. Guarda, c'era in arrivo, era un fortino forse. Questo forse sì. Basta, cacciatori di taglie, ora non cerco. Quello c'è un leone, questo è un altro, no, guarda, non cerco la taglia, non cerco. Io cerco la cerva, poi ovviamente succedono altre cose nel frattempo, poi cerco anche il punto di sincronizzazione. Prima della cerva, picco Istiaia. È grande il gioco, è grande. Bello. Toro. Questa gente con l'icona rossa. Questa gente con l'icona rossa. Ma qui c'è un gran casino. Se posso pago le taglie e me ne sto buono. Un cervo, ovviamente. Quello bianco, povera bestia. E non è tanto facile. Quanto pagano queste? Che ingredienti sono per un elisir? Oggetto missione? Ah, ma guarda dove le prendi. Ho sbloccato la missione tempo fa. E il luogo poteva essere anche questo, il luogo dove prendere quelle cose. Questo senza arco, se no non ce la fai. Allora, mi sincronizzo. Questo è un posto popolato da cervi. Ma guarda dove ti sincronizzi. Ah, che posto. La foto uno la può fare dove gli pare, quando gli pare. La foto. Anche qui. C'è un panorama così, anche qui. Allora, la cerva. Sono tranquillo perché sono due livelli sopra. Foresta fitta, foresta fitta, boschi, proprio boschi. P
picco di stiaia, picco di stiaia. Boh, può fare anche una foto così, eh no? Sempre puoi fare la foto. Tutto il gioco puoi fare la foto. Vabbè, insomma, poi, quanto raggio c'ha, quanto raggio di gioco. Tutta 360 puoi fare la foto. Allora, parliamo un po' l'Italia, non mi garbano mica quelle icone rosse di... che non ho mai visto, quelle. No, non ho oro. 500 di oro per pagare tutte le taglie e non ce l'ho. Vabbè, la cerva. Io la mia meta. Dopodiché. Allora, la cerva. Si sale ancora, guarda. Sono arrivato non volendo. Eccolo qua, level 16. È elite. Gli dei stessi saranno invidiosi di questa preda. È una creatura bella, dispiace anche. Vediamo se la può vedere anche da qui. Penso di no. Vabbè, tanto dopo la vedo. No, ti dice il posto. No, no, la vedi, è una cerva bianca, guarda. Io vedo con il mio falco, io vedo con il mio falco. E dai, si scala un po' la montagna, che cosa si fa? Un'arma alla mano, che c'è? Come mai c'ho le armi alla mano? C'è qualche animale feroce. Un orso. Ma guarda, questo me lo prendo. Hai visto che sorpresa? Questo me lo prendo. Level 16. Che danno mi fa? Level 16, se ne vuol dire essere 18. La porto alla cerva, anche se... anche se... me lo ammazzerà subito. Ora devi picchia. Non me lo fa domani, non me lo fa domani. Non me lo fa domani. Perché non me lo fai domani? Povera bestia. Perché era di qualcuno, ma quel qualcuno... non l'ho visto. Allora, una volta mi è entrato un cacciatore d'Italia dentro la battaglia della caccia speciale, come questo. Speriamo non mi rientri. Allora, è difesa da piccoli cervi che me le butterà addosso, non lo so. Bello. Level 16. Incendio. Fa questa, funziona a loro? No, gli animali non funzionano. Non mi scende la vita quando sono di livello, quando io sono di livello due livelli sopra, nemmeno se avessi detto. Mi scende. Se invece fosse stata lei, questa vita incorna, guarda. Questo mi dà quasi un livelletto, mi dà. È inutile, ci vado al level... ah, questa poi è una dei più facili, perché non ha nemmeno... non mi avventa nessuno oltre a lei. Non ci spreco nemmeno frecce, guarda. Testa. E vabbè. Quello vale 1000, il calcione. Ah, non gli devi stare. Mi ha incornato, guarda. 3-8 quello. Forse stavo di livello più basso. Lei non scappa, però. Viene a incornarmi, guarda. Rossi.
fuoco gli fa male. Devi stargli lontano da là, dal muso, perché ovviamente ti incorna. C'ha solo questa come arma. Corna dorate. Qui ci prendo tanti animali. Visto se riesco a rallentatore. Questo è morta. E dai. Stavo tanto il trovarla, stavo tanto la prova, la ricompensa. Torno 5 e 9 e mi fa fare quasi il livello. Questa spiazzata non ci tornerai più, uno ne approfitta per prendere anche due pelli di questo. Scapperebbero, sì, però. Scapperebbero, però. Con l'arco è fatto apposta, 2,8. Perché anche questi sono level 16, sono level... Due cervi di numero, ci trovi, non di più. No, ci sono, ci sono. Quell'orso, come mai? Ah, il falco me lo sta... Me l'ha battuto lui, c'era l'icona dell'aquila, ogni tanto ti aiuta nella caccia. Icaro. Bello, bello, bello. Questa spiazzata. E basta. Basta. Questo forse era anche più facile del cinghiale. Era anche più facile del cinghiale. Si va a prendere la ricompensa. Ho preso 5.000. Posso pagare le taglie, lo farò presto. Si trova sempre al solito posto. Le pelle a Daila. Porta le pelle. Si trova in Focide, in... dove è l'icona di lei? L'icona gialla, l'icona gialla. E non la vedo l'icona gialla di lei. Qui. No. Allora, questa è un'altra cosa. Questa è una missione che ho completato. Vado a prendere la ricompensa, guarda. Sì, perché volevo... Eccolo qua, dov'è? Qui, tempi di Artemide. Ci prendo la ricompensa. Mi dà i livelli, mi dà... Ora appena posso, c'ho un arco level 13, lo porto a livello mio 18, almeno quando scocco con i nemici. Quando scocco. Beh, faccio un 30% di danno in più. C'è un legno, per me c'è un legno, 5 di legno, 5 di legno che mi servono per le frecce, 4 di legno. 4 di legno. E il secondo animale, D8. Sterminatrice di mostri, lieta di rivederti. Esagerato. Non credevo che lo fossi. La strada su cui ti ho condotto è piena di pericoli. Sì. Potevi morire o rinunciare alla sfida. Niente di ciò che ho affrontato è mai riuscito a fermarmi. Okay. L'orgoglio è uno scudo di paglia. Nasconde i pericoli ai tuoi occhi e... Che premio mi dà? Tornerò quando avrò altre pelli. Ops. Allora, oltre all'arco, non mi ha dato niente, ho capito. Niente. Sterminatrice di... Niente. Ah, la pelle, il cervo. La pelle della cerva di Cirinea. Come non glielo avevo detto? Mi tornava. Non mi aveva dato il premio. Ci ho riparlato per caso, guarda. È stato un onore cacciare. Ora mi dà anche il premio. Dopo tutta la un'arma. Che ho visto. Arma, armatura. Così magnifico. Sì, era bella il cervo. Artemide ha fatto bene a condurti da me. Nel tuo petto batte il cuore di una guerriera, ma hai un animo gentile. Tornerò quando avrò altri pelli. Stavolta. Ecco, ora mi dà. Mi dà. Sì che ho preso le esperienze prima. Ecco il livello, vai! Ora mi torna, ora mi torna. Salute e danno aumentati, 19. Mi torna però. Non ho visto che mi ha dato premi, non ho visto che mi ha dato... Meno male ci ho parlato due volte, meno male. Ora vado qui a riscuotere questa missione che ho fatto.
poi pago le taglie. Sì, poi riprendo quasi la storia principale. Questa è una missione fatta involontariamente, mi segna che l'ho finita. Mi segna che l'ho finita. Quella va. Dove ti hanno messo? Basta prendere, ci ho preso due ricompense. Torna da... sì. Dov'è? Di qua. Segui missione, almeno prendo esperienza anche qui. Questo non lo so cosa mi aveva chiesto, cosa. Rieccoti, Mistios. Meglio tardi che mai. Degli ingredienti. Dei cervi? È la Mistios che riaccenderà la nostra scintilla, amore mio. Questa aveva... Oh no, ne abbiamo già parlato. No. Allora, voleva un elisir di ingredienti, l'ho trovato a caso, imbattendomi nelle foreste. Dai, qualcuno mi paghi e me ne vado. Qualcuno mi paga. Se non la finite con questo... Ma, giovani, non capiscono il vero... Grazie. Vieni, Corago, io mescolo l'elisir. Tu... Ok. Lei è felice e contenta, mi dà due punti. 4 e 8 si prende. Dove va il livello 19? 4 e 8. Sì, perché queste missioni poi le devo fare. 2-3 a posto sarebbe meglio le faccio. Mi ritrovo il livello in più facendo le 2-3 a posto a luogo. Non sono tante, però vanno bene. Ti fai il livello in più che ti fa stare in piedi sulla storia principale. Allora, fine parte attuale.